oltre 35 anni di storia. Tanti ne sono passati da quando la BMW presentò sul mercato la prima serie 3. Una delle vetture di maggior successo della casa di Monaco. Giunta alla sesta generazione è tutta nuova, ma non rinnega l'aplomb e l'eleganza che l'hanno sempre contraddistinta. Si capisce al volo che è una BMW. Il doppio rene nudo in bella mostra è un marchio di fabbrica. Una berlina moderna e attuale che si ispira nella parte frontale alla Z4. Il fanale si prolunga fino a incontrare il doppio rene, che diventa a quel punto tridimensionale. Dietro invece assomiglia alle sorelle maggiori serie 5 e serie 7. A bordo viene voglia di guidare, il volante verticale e il sedile piazzato piuttosto in basso mettono subito a proprio agio. L'ampia regolazione consente di trovare la posizione ottimale, soprattutto quando si hanno a disposizione le regolazioni elettriche. Comode e numerose, non c'è che dire, ma non proprio economiche. Per averle bisogna mettere in conto 1.350 euro. Tutti i comandi sono a portata di mano e ordinati come da tradizione, tra la zona alta della console e il tunnel centrale. La sesta generazione della BMW serie 3 è più lunga di 10 cm rispetto al modello che l'ha preceduta. Il passo maggiorato non ha portato grandi benefici all'abitabilità posteriore. Non si sta stretti, ma al quinto passeggero è comunque riservato uno spazio piuttosto modesto. Tutta nuova, anche sotto il cofano. Sulla 328i dell'esemplare in prova c'è l'inedito 2 litri turbo da 245 cavalli, che non fa rimpiangere il vecchio 6 cilindri aspirato di 3 litri. È un tipico esempio di downsizing che consente di realizzare motori potenti e gradevoli, ma anche efficienti e parchi nei consumi. Sin dai primi chilometri mostra subito una gran bella regolarità e altrettanta disponibilità anche ai regimi più bassi. La ripresa è davvero l'ultimo dei problemi della 328i, perché a qualsiasi andatura riesce ad essere molto rapida e progressiva. Il nuovo 2 litri spinge forte, sempre e comunque. Ha un buon allungo e una sonorità da meccanica raffinata. Motore e cambio, l'automatico a 8 marce, che è un optional da 2.500 euro, lavorano in perfetta armonia. Si può viaggiare comodamente in drive oppure in manuale, dove riesce a essere sempre rapido e puntuale. Alle velocità costanti, da codice, a 130 km orari in autostrada, i consumi rilevati dal nostro centro prove di Vairano hanno fatto segnare i 13 km litro tondi tondi. E comunque la media generale è buona, 9,5 km litro, soprattutto se si tiene conto che la BMW 328i ha un'indole sportiveggiante e 245 cavalli sotto il cofano. Bene, potete usarla come una normale berlina oppure decidere che per il piacere di guida c'è ancora spazio. Così, curva dopo curva, riesce a far dimenticare che si tratta di una semplice tre volumi. Il merito è delle masse perfettamente bilanciate sui due assi, della trazione posteriore, che fa di tutto per non impensierire, e dello sterzo che contribuisce in modo determinante al feeling generale di guida. E poi l'assetto regolabile del nostro esemplare in prova, che è un optional, in sport minimizza il rollio e rende la 328i ancora più precisa. La nuova serie 3 riesce comunque ad essere comoda, merito del buon lavoro delle sospensioni a controllo elettronico che filtrano senza problemi ogni tipo di sconnessione. La BMW serie 3 rappresenta il meglio che la casa di Monaco riesce a fare su un modello di grandi volumi. Tecnologia moderna e meccanica raffinata rendono le automobili più efficienti e rispettose dell'ambiente. Il rovescio della medaglia sta nel prezzo, che comunque è adeguato alle caratteristiche della vettura. La 328i costa quasi 41.000 euro, ma con qualche accessorio qualificante disponibile sul nostro esemplare si superano di slancio i 50.000 euro.